inizierei subito da lei, Romina Mura, Presidente della Commissione Lavoro della Camera. La politica risponde in vari modi a questi tempi di cambiamento, soprattutto ai tempi di crisi, la guerra in Ucraina, il Covid, insomma, ha messo a dura prova anche l'utilizzo di strumenti. In questi giorni si parla per esempio del reddito di cittadinanza, che sta creando, diciamo, un piccolo terremoto, insomma, delle divergenze. Parliamo di divergenze, insomma, scosse di assestamento. Sì. In Commissione Lavoro, di cosa state discutendo? Quali sono i provvedimenti in questo momento che state rifinendo? Beh, guardi, la Commissione Lavoro è perfettamente inserita in questo contesto di dibattito nazionale e non solo, come ha detto bene lei, e sta provando, in ambito a quelle che sono le dinamiche parlamentari, devo dire in questa fase abbastanza costrette, no? Perché l'emergenza ovviamente deve lasciare spazio alla velocità, e la velocità spesso fa rima con provvedimenti governativi rispetto a quali il Parlamento interviene ovviamente in maniera migliorativa, ma talvolta rinunciando in parte a alcuni tempi di discussione. Però in questo contesto il Parlamento, la Commissione Lavoro, sta provando a dare un contributo rispetto a questa grande evoluzione del mercato del lavoro. Evoluzione che presenta opportunità, io direi molte, non solo in termini di risorse, perché le risorse del PNRR, ne parlavano precedentemente le ministre Gelmini e la ministra dell'Interno, non solo in termini di risorse, ma anche in termini di innovazione, no? Nel mercato del lavoro. E poi ci sono le tante fragilità, che la commissione che presiedo segue molto da vicino, perché accanto, ripeto, ai tanti elementi di innovazione non possiamo non ricordare che il nostro paese è un paese in cui un nuovo occupato su tre è part-time, non possiamo ricordare che noi abbiamo a che fare con 3 milioni di poveri, il 46% dei quali ricevono il reddito di cittadinanza. Ecco, nella discussione che facciamo anche sul reddito di cittadinanza ricordiamoci anche di questi elementi. Non possiamo ricordare che nel nostro paese c'è un forte gap di genere, sia nella retribuzione che nell'accesso al mercato del lavoro, così come generazionale, quindi ci sono tutta una serie di fragilità rispetto alle quali, ecco, la Commissione si sta inserendo e sta provando a fare un dibattito, devo dire, molto ampio, e che in Commissione trova sempre la sintesi, perché noi siamo abituati a vedere le discussioni d'aula o anche quelle che avvengono nei talk show, no? Ma la Commissione spesso è il momento in cui la politica produce di più, e devo dire che in questo contesto di governo di unità nazionale la Commissione Lavoro spesso trova unità sui temi nella sua grande compagine di maggioranza, ma con un importante dialogo anche con l'unico partito di minoranza, che è Fratelli d'Italia. Cioè sulle tematiche troviamo diversi punti che in qualche modo ci aiutano. E dicevo, e poi c'è l'opportunità di questa fase, che sono le politiche attive e la formazione. Se ne è parlato prima, noi siamo in un momento in cui grazie alle grandi risorse disponibili e alle riforme che stiamo facendo, una, quella su DTS di cui parlava la Gelmini, ma anche quella sull'orientamento, quella sul reclutamento. Tra l'altro, mi scusi Presidente, è nato anche un intergruppo parlamentare che si occupa proprio di orientamento dei giovani al mondo del lavoro e al mondo della formazione. Esattamente, perché l'orientamento è un momento fondamentale che in qualche modo unisce anche il mondo della formazione col mondo poi del lavoro e il mondo dell'impresa. E quindi su questi temi stiamo lavorando molto e stiamo provando a coniugare innovazione e inclusione, inclusività. Perché ricordiamoci che noi stiamo vivendo un momento in cui dobbiamo orientare lo sviluppo a una transizione che sia giusta e, sì, e possibilmente inclusiva. Io, se posso permettermi, visto che parlo a una platea di imprenditori, quindi di soggetti, insomma, che fanno il paese, l'Italia è il paese delle grandi e piccole imprese, vorrei dire che mi piacerebbe finisse questo conflitto, che a volte appare più nella discussione mediatica che poi nella realtà, fra impresa e lavoro. Sono convinta che il lavoro di qualità sia una delle migliori leve di competitività su cui le imprese possono contare, e d'altro canto, se non ci sono le imprese non c'è lavoro. Quindi forse, ecco, dovremmo dedicare maggior tempo a trovare punti
in comune momenti di sintesi piuttosto che alimentare questo dibattito che poi fa sterile, audience, certo. Che però è sterile e dall'idea, diciamo, di una politica che si arrovella.